Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 17ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo dai versetti 44-52. Si tratta della conclusione del capitolo 13, un capitolo che ci ha fatto incontrare e meditare le parabole di Gesù. Se ricordate, nella 15ª domenica, dal capitolo 1, versetto 1 al versetto 23, abbiamo meditato la parabola del buon seminatore, di quel seminatore che getta il seme in qualunque terreno, a dimostrazione della sua larghezza d'animo, dicevamo, ma nello stesso tempo ha un invito a riflettere qual è il terreno del nostro cuore che accoglie il seme della parola di Gesù. Domenica scorsa il grano e la zizzania, a ricordare che il terreno del nostro cuore custodisce in sé il grano buono, ma porta in sé anche la zizzania che dobbiamo saper tenere nel nostro cuore, sapendo sempre distinguere nel corso della vita il bene dal male. Il male, in fondo, non possiamo estirparlo dalla nostra storia. Oggi invece facciamo un passo ulteriore e andiamo alla scoperta di quel tesoro che custodiscono nel cuore e che chiede un cuore saggio e intelligente per scoprirlo ed accoglierlo. Ed è proprio questo il tema che viene affrontato nella prima lettura e che ci prepara a comprendere meglio il Vangelo. La prima lettura, infatti, è tratta dal primo libro dei Re e ci presenta la grande preghiera di Salomone. Salomone che chiede a Dio un cuore ascoltante. Signore Dio, io sono solo un ragazzo. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia. A Dio piacque questa richiesta. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. È proprio questa sapienza interiore, questa sapienza del cuore, che aiuta a cogliere i veri tesori, le vere perle che danno valore alla vita. A volte, infatti, c'è il rischio di lasciarsi incantare e abbagliare dall'apparenza, dimenticando che solo Dio sa guardare al cuore. L'arte del discernimento, dunque, del distinguere il bene dal male, come dicevamo domenica scorsa nella parabola del grano e della zizzania, chiede veramente la capacità di scorgere nel terreno della vita il bene che Dio semina e saperlo coltivare con pazienza e fiducia, animati dalla certezza, come canteremo nel Salmo, che la mia parte è il Signore, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Perciò, dice il salmista, amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Entriamo allora nel testo evangelico, capitolo 13 di Matteo, e iniziamo col meditare i versetti dal 44 al 45. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Vedete, c'è un tesoro nascosto e quindi ignorato, perché sta sottoterra. E un contadino, forse per caso, per sbaglio, lavorando la terra, lo trova, comprende il suo valore, va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi per comprare quel campo. E la stessa dinamica avviene anche per il mercante, il quale vende tutti i suoi averi per comprare quella perla che ha appena trovato. In quel tesoro, in quella perla, Gesù ci invita a cogliere il regno di Dio, per il quale merita vendere tutto pur di conquistarlo. Ma farlo non con tristezza, non con nostalgia, ma con gioia grande, con convinzione, con passione, consapevoli di aver trovato la perla per la quale merita investire tutta la vita. Vedete, è un po' quell'esperienza che Gesù ha vissuto con il giovane ricco.
Va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Ma se tu non hai capito che quel tesoro vale tutta la vita, volterai le spalle al Signore, proprio come il giovane ricco, perché non hai compreso la preziosità della sua proposta. Ebbene, vedete, il regno di Dio, la persona stessa di Gesù, è il motivo per il quale siamo chiamati a lasciare tutto per seguire il Signore. La sua proposta è il tesoro per il quale, per la quale merita mettersi in gioco, ma farlo con gioia, con convinzione. In fondo, come ricorderà Gesù stesso, non possiamo servire Dio e la ricchezza nello stesso modo, ma imparare ad amare Dio per saper custodire con saggezza e amministrare con saggezza la ricchezza del mondo. Capovolgere la dinamica significa perdere di vista l'orientamento, sbagliare la direzione della vita. Non accumulate tesori sulla terra, dove tarme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate per voi tesori in cielo, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ecco la ragione ultima per la quale merita mettersi in gioco per il Signore. Scegliere la causa di Gesù, scegliere la causa del regno dei cieli è questione di gioia. Vedete, ciò che Salomone domanda a Dio è questa capacità di capire dove sta la vera gioia, dove sta il vero senso della vita, del nostro agire quotidiano. Lo dice Gesù: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia colma, traboccante. Questa è la causa più bella della nostra vita. Tesoro, perla, sono già nel terreno della vita, come il grano e la zizzania di cui parlavamo domenica scorsa. Non dobbiamo andare a inventarci il tesoro, né tantomeno la perla, ma sono una presenza che chiede di essere cercata, scoperta, accolta. E tutto questo chiede tempo, chiede pazienza, chiede di non correre, di non fare il passo più lungo della gamba, chiede la capacità di saper rispettare il cammino di maturazione. È il tema di cui avevamo parlato due domeniche fa. Vedete come tutto si sta raccogliendo a conclusione di questo capitolo tredicesimo. E la gioia che il Signore promette, l'impegno che Lui ci chiede, non è dettato dall'emozione del momento, ma è una gioia profonda che dà stabilità, che suscita speranza, fiducia. Ecco, allora vogliamo chiedere anche a noi, come Salomone, il dono della sapienza, questo cuore saggio e intelligente, fondato sulla parola, su questa presenza amica e discreta che è Gesù stesso. In fondo, il dono del discernimento, del distinguere il grano dalla zizzania, il bene dal male, è l'arte più preziosa della vita. Una cosa è certa: chi incontra il Signore, che è il vero tesoro, la vera perla della vita, è disposto a cambiare tutto. Chi lo incontra sul serio lascia tutto per il tutto che è Gesù stesso. Ripensiamo solo a San Paolo quando scrive: a causa di Cristo ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Ecco, lo sguardo non va dato a ciò che io lascio, ma a colui che io ho scelto: Gesù, il Signore, il Salvatore, la vera causa della nostra gioia. Continua il Vangelo. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dei buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro:
Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Una rete gettata in mare raccoglie ogni tipo di pesci, ricorda Gesù. Questa terza parabola ci trasporta, ci accompagna alla fine del mondo, quando Gesù esprimerà il suo giudizio. C'è dunque un tempo per pescare ed è un tempo per valutare, così come è stato il tempo della semina. C'è il tempo della semina e il tempo del raccolto. E come accennavamo domenica scorsa, la zizzania e il grano, che non va mai estirpata la zizzania. C'è un tempo di pazienza e un tempo di valutazione. La vita dunque, ci ricorda Gesù, ha sempre il suo momento del giudizio. La vita è l'occasione che Dio dona a ciascuno per far maturare i frutti ricevuti, per scoprire quel tesoro nascosto, per saper discernere grano da zizzania. La vita è questo palcoscenico nel quale ciascuno di noi è invitato a essere protagonista, a saper vivere con un cuore ascoltante, capace di cogliere il bene, di abbracciarlo, di coltivarlo, di mettersi in gioco fino in fondo. Gesù ci ha aiutati in queste domeniche a prendere coscienza che il terreno della nostra vita è quello che è, in parte buono e in parte meno buono, pieno di rovi. Una parte col seme buono e una parte con la zizzania. Ma qui in mezzo, a questo campo, c'è il tesoro, c'è Gesù. Lui non attende che noi diventiamo perfetti per entrare nella nostra vita. La sua presenza c'è già. Siamo noi che dobbiamo spalancare gli occhi per cogliere la sua presenza e non attendere di diventare perfetti da soli, ma di scegliere Lui presente nella vita e con Lui camminare verso un cammino di perfezione. Questa è la gioia del credente, questa è la gioia del cristiano, di colui che sa che il Signore cammina con noi, non perché siamo già perfetti, non perché siamo un campo impeccabile, ma perché con Lui lo possiamo diventare. Questa è la gioia di sapere che il Signore ci accoglie per quello che siamo e con Lui camminare lungo il cammino della vita. Vedete, chi trova il tesoro cambia le sue priorità. È simile a quel tesoro, a quel padrone che sa estrarre dal suo tesoro le cose vecchie e le cose nuove. Allora, fidiamoci del Signore. Accettiamo il rischio di mettersi in gioco per Lui. Ne vale la nostra gioia, una nostra gioia piena, perfetta. Ma qui viene chiesto un salto, il salto di fiducia, il salto della fede. Fidarsi che il Signore ha una proposta più bella, più avvincente, più autentica, perché Lui solo scruti i nostri cuori e sa ciò di cui hanno veramente bisogno. Prendi il largo, questo è l'invito che Gesù rivolse ai discepoli. Prendi il largo, getta le reti della tua vita lì dove mai tu avresti pensato di farlo e porterai a casa abbondanza di gioia. Di fronte a questa parola, carica di entusiasmo e di fiducia, carica di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Ho cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E io cosa rispondo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla liturgia che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi di questa domenica. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, e qui c'è Salomone, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, ed ecco le parabole, concede a noi un cuore saggio e intelligente. È il dono che Salomone ha chiesto. Perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù,
Ti rendo lode per avermi scelto e chiamato a partecipare alla tua missione. Ora, Signore, donami un cuore saggio e intelligente, affinché sappia discernere la verità dalla menzogna. Fa che non mi lasci accecare dai tesori del mondo, che non mi stanchi di cercare te. La gioia di trovarti, Signore, si trasformi nel coraggio di scegliere ancora unicamente te, di capovolgere le priorità della mia vita, sapendo che tu solo puoi colmare la sete del cuore mio. Tu solo sei la gioia della mia gioia.